No, si limita a rispondere per era. È un racconto di Conte Dulundi. Si chiama L'ultima lezione. Non so se lei lo conosce. È un racconto patriottico. Non lo conosco, rispose il direttore. Ma se è un racconto patriottico, va bene. Abbiamo tutti bisogno di patriottismo di questi tempi. Il patriottismo fa bene. Pereira lo salutò e attaccò. Stava prendendo il tattino scritto per portarlo in tipografia. Quando il telefono squilla di nuovo, Pereira era sulla porta e aveva già indossato la giacca. Pronto, disse una voce femminile. Buongiorno, dottor Pereira, sono Marta. Avrei bisogno di vederla. Pereira sentì un tuffo al cuore e chiese: Marta, come sta? Come sta Montero Rossi? Poi le racconterò, dottor Pereira, disse Marta. Dove la posso incontrare stasera? Pereira ci pensò un attimo e lì per lì fu per dire che passasse anche da casa sua. Poi pensò che a casa sua era meglio di noi e rispose al caffè Orquidea alle 8:30. D'accordo, disse Marta. Io mi sono tagliato i capelli e gli ho tinti di biondo. Ci vediamo al caffè Orquidea alle 8:30. Comunque Montero Rossi sta bene, le mando un articolo. Pereira uscì per andare in tipografia, si sentiva inquieto, sostiene. Pensò di rientrare in redazione e di aspettare l'ora di cena, ma capì che aveva bisogno di rientrare a casa sua e di fare un bagno fresco. Prese un taxi e lo obbligò a salire la rampa che portava fino al suo palazzo. Di solito i taxi non volevano addentrarsi su per quella rampa perché era difficile fare manovre. Così che Pereira dovette promettere una mancia perché si sentiva spossato, sostiene. Entrò in casa e per prima cosa riempì la vasca di acqua fresca. Si immerse e si strofinò con cura il ventre, come le aveva insegnato a fare il dottor Cardoso. Poi indossò la cappatoia e andò nell'ingresso davanti al ritratto di sua moglie. Si è fatta di roba viva, Marta, gli disse. Pare che si sia tagliati i capelli e se li sia tinti di biondo. Chissà perché mi porta un articolo di Montero Rossi. Ma il Montero Rossi è evidentemente ancora per i fatti suoi. Quei ragazzi mi preoccupano, abbia pazienza. Poi ti racconterò gli sviluppi. Alle 8:35 sostiene Pereira, entra nel caffè Orquidea, l'unico motivo per cui riconobbe Marta in quella magra ragazza bionda dai capelli corti che stava vicino al ventilatore, fu perché portava lo stesso vestito di sempre, altrimenti non l'avrebbe riconosciuta proprio. Marta sembrava trasformata, quei capelli biondi e corti, con la frangetta e le virgole sulle orecchie, le davano un'aria sbarazzina e straniera, magari francese. E poi doveva essere dimagrita di almeno 10 kg. Le sue spalle, che Pereira ricordava dolce e tonda, mostravano due scapole ossute, come due ali di pollo. Pereira le sedette di fronte e le disse: Buonasera Marta, cosa le è successo? Ho deciso di modificare la mia fisionomia, rispose Marta. In certe circostanze è necessario e per me si era reso necessario diventare un'altra persona. Chissà perché a Pereira venne in mente di farle una domanda, non saprebbe dire perché gliela fece. Forse perché era troppo bionda e troppo naturale e lui stentava a riconoscerla per la ragazza che aveva conosciuto. Forse perché lei ogni tanto gettava intorno un'occhiata furtiva come se aspettasse qualcuno o avesse paura di qualcosa, ma il fatto è che Pereira le chiese: Si chiama ancora Marta? Per lei sono Marta, certo, rispose Marta, ma ho un passaporto francese, mi chiamo Lise Delaunay. Di professione faccio la pittrice, in Portogallo ci sono per dipingere vedute d'acquarello. Ma la vera ragione è il turismo, scusate. Pereira sentì un gran desiderio di ordinare un'omeletta alle erbe aromatiche e di bere una limonata, sostiene. Che ne direbbe se prendessimo due omelette alle erbe aromatiche? Chiese a Marta. Con piacere, rispose Marta. Ma prima berrei volentieri un porto secco. Anch'io, disse Pereira, e ordinò due porti secchi. Si
Sento odore di guai, disse Pereira. Lei nei pasticci, Marta, me lo confessi pure. Diciamo di sì, rispose Marta. Ma sono pasticci che mi piacciono, mi ci trovo a mio agio. In fondo alla vita che ho scelto. Pereira allargò le braccia. Sei contenta lei, disse. Montero Rossi è nei guai, anche lui immagino. Perché non si è fatto più vivo. Che cosa le sta succedendo? Posso parlare di me, ma non di Montero Rossi. Disse Marta, io rispondo solo per me, lui non si è fatto vivo con lei finora perché aveva dei problemi, per ora è ancora fuori Lisbona. Gira per l'Alentejo, ma i suoi problemi sono forse maggiori dei miei. Comunque ha anche bisogno di soldi, per questo le mando un articolo, dice che è una ricorrenza. Il denaro, se vuole, può darlo a me, ci penserò io a farglielo arrivare. Figuriamoci i suoi articoli, avrebbe voluto rispondere Pereira. Necrologi o ricorrenze fa lo stesso, non faccio altro che pagarlo di tasca mia, il Montero Rossi. Non so ancora perché non lo licenzio. Io gli avevo riproposto di fare il giornalista, gli avevo prospettato una carriera. Ma non disse niente di tutto questo. Tirò fuori il portafoglio e prese due banconote. E le recapiti da parte mia, disse, ora mi dia l'articolo. Marta prese un foglio dalla borsa e glielo tese. Santa, senta Marta, disse Pereira, vorrei prometterle che per certe cose può contare su di me, che anche se vorrei restare estraneo ai vostri problemi. Come sa, non mi interessa di politica. Comunque, se sente Montero Rossi, gli dica di farsi vivo. Forse posso essere d'aiuto anche a lui, a modo mio. Lei è un grande aiuto per tutti noi, dottor Pereira, disse Marta. La nostra causa non lo dimenticherà. Finirono di mangiare le omelette e Marta disse che non si poteva trattenere di più. Pereira la salutò e Marta se ne andò sgusciando via con delicatezza. Pereira restò al tavolino e ordinò un'altra limonata. Avrebbe voluto parlare di tutto quello con Padre Antonio o con il dottor Cardoso. Ma Padre Antonio a quell'ora stava sicuramente dormendo e il dottor Cardoso era a parete. Beve la sua limonata e pagò il conto. Cosa sta succedendo? Chiese al cameriere quando si avvicinò. Cose turche, rispose Marlon. Cose turche, dottor Pereira. Pereira gli pose la mano sul braccio. Cose turche in che senso? Chiese. Non sai cosa sta succedendo in Spagna? Rispose il cameriere. Non lo so, disse Pereira. Pare che ci sia un grande scrittore francese che ha fatto una denuncia sulla repressione franchista in Spagna. Disse Manuel, è scoppiato uno scandalo con il Vaticano. E come si chiama questo scrittore francese? Chiese Pereira. Beh, rispose Manuel, ora non me lo ricordo, è uno scrittore che lei sicuramente conosce. Si chiama Bernan, Bernadette, una cosa del genere. Bernanos, esclamò Pereira. Si chiama Bernanos. Esattamente, rispose Manuel. Si chiama proprio così. È un grande scrittore cattolico, disse con fierezza Pereira. Non sapevo che avrebbe preso posizione, ha un'etica di ferro. E gli venne l'idea che forse su Lisboa poteva pubblicare un paio di capitoli.